Vivendo in un bunker sotterraneo, Claire viene svegliata da sua figlia, Zoe, che si nasconde sotto il letto dopo un incubo. Zoe chiama Claire perché si sente paranoica, siccome ha sognato di essere trovati nel loro nascondiglio dai respiranti, le misteriose entità che affliggono il mondo in superficie. Per sedare le preoccupazioni di sua figlia, Claire suggerisce a Ray, il padre di Zoe, di controllare, che attualmente già stava sorvegliando il bunker. Ray assicura Zoe che non c'è nulla da temere e le dà anche un rapporto completo, ma quando Zoe menziona la parola respiranti, Claire la rimprovera immediatamente. Tuttavia Zoe non è convinta che siano al sicuro e chiede se può controllare le serrature. Claire però non glielo permette, perché non vuole che sua figlia si avvicini alla superficie. Zoe convince quindi Claire che può gestirlo, recitando con sicurezza le loro regole di sopravvivenza. 1. Non essere mai rumoroso. 2. Non perdere mai il controllo. 3. Non aprire mai la porta. E infine, 4. Non parlare mai dei respiranti. Alla fine Claire cede e lascia che Zoe controlli le catene al portello. All'interno del loro bunker hanno un solo improvvisato realizzato con una lampada e materiali riciclabili come le lattine che usano per identificare l'inizio di un nuovo giorno. Ray lascia scolpire a Zoe una linea su un pilastro per tenere traccia di quanti giorni sono rimasti sottoterra. E una volta che la fa, si rendono conto che sono lì da 301 giorni. Per il loro pasto, Claire setaccia le loro scorte di cibo per vedere cosa possono mangiare. Zoe suggerisce le pesche, ma Claire discute sul fatto che dovrebbero mangiare fagioli per le proteine. Tuttavia, con l'aiuto di suo padre, Zoe riesce a convincere la madre che dovrebbero mangiare pesche. Pochi istanti dopo, mentre Ray e Claire sono preoccupati per la loro fonte d'acqua malfunzionante, Zoe apre la lattina di pesche e scopre che è vuota e le informa che le pesche sono state rubate e chiede anche se la loro porta è sicura. Claire suppone che un topo possa essere entrato dal condotto dell'aria. Presto si rendono conto di aver perso 12 lattine di cibo a causa del roditore ladro, quindi, senza altra scelta, mangiano fagioli. Ray poi dice a Zoe che dovrebbero essere solo grati che sono ancora vivi, perché c'è la possibilità che possano essere gli unici rimasti al mondo. Dopo aver mangiato, Ray e Zoe giocano ad un gioco da tavolo improvvisato modellato sulla loro città natale, Kingsville, cercando di rivivere la loro vecchia vita attraverso l'immaginazione. Ray fa chiudere a Zoe gli occhi mentre racconta uno scenario di lei che può mangiare il gelato nel loro vecchio salotto. Questo è un modo per loro di tenere sotto controllo la loro sanità mentale e continuare ad avere speranza. Più tardi, mentre Zoe gioca a carte, Ray e Claire discutono del loro problema di risorse. Ray menziona che potrebbero aver bisogno di andare in superficie per cercare cibo, ma Claire lo trova troppo pericoloso e dice che i respiranti li stanno ancora cercando. Quindi, Ray ricorda a Claire che hanno promesso di mettere sempre Zoe al primo posto. Cerca anche di convincere Claire a cambiare il suo punto di vista, in modo da essere più ottimista, ma Claire non crede più ai miracoli. Alla fine, i due condividono un momento di intimità, mentre Ray ricorda a sua moglie che dovrebbero ancora cercare di vivere e non solo di rimanere in vita. Mentre Ray riposa, Claire e Zoe trascorrono del tempo giocando al loro gioco da tavolo, e Zoe chiede se sia possibile che siano gli unici rimasti. Quindi Claire lascia che Zoe sbirci in superficie usando il loro periscopio fatto in casa. Zoe non vede nessuno in giro, ma Claire dice a Zoe che solo perché non si vede nessuno non significa che non ci sia più nessuno. Proprio come loro, potrebbero esserci altre persone che si nascondono. Sentendosi triste, Zoe dice che i respiranti devono odiarli molto per continuare a cacciarli, così Claire spiega che non è necessariamente odio. I respiranti sono semplicemente diversi da loro e creano un sentimento reciproco di paura da entrambe le parti. Mentre stanno parlando, Zoe vede il topo e lo dice rapidamente a suo padre. Ray poi lo insegue con il suo coltellino, ma se ne va mentre lui rovescia una lampada e il suo coltello si blocca sul tavolo. Tuttavia, prima che il roditore fugga, Claire lo colpisce con una chiave inglese. Sfortunatamente la loro piccola vittoria viene immediatamente interrotta quando Claire nota la lampada che brucia il tavolo. Ray cerca di spegnere l'incendio, ma la lampada esplode e i tre si fanno prendere dal panico. Ray tenta di aprire la loro fonte d'acqua, ma ha ancora problemi ad aprirla, quindi Claire cerca di spegnere il fuoco con una coperta prima che Ray usi quella poca quantità di acqua che hanno. Sfortunatamente, quando spengono l'incendio, si rendono conto, troppo tardi, che il fumo sta salendo attraverso il condotto dell'aria, rivelando la loro posizione. Per questo motivo, Claire ricorda il giorno in cui tutto è iniziato, quando la loro famiglia avrebbe dovuto fare una gita di nuoto con il figlio dei loro vicini, Joey. Zoe si è rattristata quando Joey ha cancellato il loro appuntamento di gioco, quindi Claire e Ray hanno controllato i loro vicini e li hanno trovati che cercavano di andarsene in fretta.
Claire e Ray chiesero a Joy cosa stesse succedendo e lui rispose che il governo ha menzionato qualcosa su un virus. Nel presente, la famiglia si preoccupa del segnale di fumo involontario, ma cercano di rimanere ottimisti e sperano che nessuno lo veda. Quindi iniziano a discutere mentre Claire si preoccupa di essere trovata. Così Ray le dice di calmarsi e le ricorda di rimanere sotto controllo. Sfortunatamente Claire vede che il fumo ha lasciato segni di cenere sopra il loro portello, rendendo visibile il loro nascondiglio. A corto di opzioni, Claire dice che devono andare in superficie e togliere la cenere. Quindi ordina a Zoe di chiudere la chiave alla porta se sente qualcosa. E anche se Zoe vuole aiutare, Claire non la lascerà andare con loro. Pochi istanti dopo, Zoe segue i suoi genitori dall'interno del bunker, vedendo la polvere cadere dai loro gradini sopra. Preoccupata, usa il periscopio per controllare loro e l'ambiente circostante. E quando vede una figura in movimento da lontano, inizia a farsi prendere dal panico e grida ai suoi genitori. Spaventata, Zoe infrange l'ordine di sua madre e inizia a salire in superficie per avvertirli. Un branco di cervi poi corre davanti a loro, quando Zoe trova i suoi genitori e li informa di ciò che ha visto. Anche se Ray cerca di convincerla che non c'è niente di cui aver paura, Claire sottolinea che gli animali stanno scappando da qualcosa. Per questo motivo, corrono in fretta al loro rifugio, sperando di non essere visti. Tuttavia, mentre Ray attacca le catene al loro portello, inizia a sentire dei passi sopra. Seguono i passi, e proprio quando pensano di essere al sicuro, la corda della bambola parlante di Zoe si impiglia e inizia a fare rumore. Ray prende rapidamente la bambola e la apre per romperla, ma è già troppo tardi, perché il respirante sente il rumore e forza il loro portello. Poi, le catene iniziano a rompersi, così Claire sale per fissarle. Intanto, Ray prende un tubo che possono usare per sostenere la porta per il momento. Sfortunatamente il respirante riesce ad aprire leggermente il portello e li vede, così Ray inizia a colpirlo con il tubo per spingerlo indietro mentre blocca la porta. Claire calma Ray mentre inizia a perdere la calma. Pochi istanti dopo, la famiglia nota che il respirante rimane ancora sopra il loro portello e presto si rendono conto che ha chiesto dei rinforzi. Mentre la creatura cerca un modo per entrare, Ray ha un flashback di quando stavano andando via dalla loro città natale. Tutte le strade furono bloccate e gli fu detto di tornare a casa a causa di una quarantena sancita dal governo. Nel presente, una forza più forte rompe la loro porta e si rendono conto che non possono più nascondersi. I tre iniziano a correre e Claire dà fuoco ad una tenda prima che Ray l'aiuta a bloccare il percorso con uno scaffale per guadagnare tempo. Zoe poi ricorda che la porta non è l'unica via d'uscita, quindi usano il condotto dell'aria. Claire e Zoe si arrampicano attraverso il condotto, ma, sfortunatamente, Ray non riesce ad entrare. Disperato si disloca la spalla in modo che possa farsi strada, ma i respiranti lo tirano dalla caviglia. Claire e Zoe possono solo guardare con orrore mentre Ray combatte i respiranti. Ma quando vedono schizzi di sangue dappertutto, alla fine decidono di scappare. Mentre fuggono, tornano alla barriera di quarantena, dove un elicottero le vede da lontano e spara una rete per catturarle. Le due urlano e implorano di essere rilasciate mentre vengono catturate dai respiranti, che si rivelano essere soldati militari che indossano maschere antigas. Poi gli uomini puntano i loro fucili contro le due e i due respiranti estraggono del sangue. Nel frattempo, Zoe ricorda come i jet militari sganciarono le bombe sulla loro città natale, facendo capire che il governo non era dalla loro parte e che stavano cercando di sradicare il popolo. Claire poi si ricordò che lì c'era un rifugio antiatomico nella scuola elementare, quindi i tre corsero verso la salvezza prima di essere bombardati. Per fortuna, Claire è stata in grado di chiudere il portello proprio mentre cadeva la bomba. Guardandosi intorno, erano felici di vedere che il rifugio aveva abbastanza provviste per loro. Allo stesso tempo, Claire disse a Ray e Zoe che si era tagliata con la porta del rifugio, rivelando del sangue scuro che gocciolava dalla sua ferita. Ha detto che il virus deve essere nell'aria e sono già infetti, spiegando perché il governo ha cercato di ucciderli. Nella situazione attuale, Claire implora di essere liberata, ma il soldato le dice di collaborare e rispondere alle loro domande, in cambio d'aiuto. Tuttavia, anche se Claire e Zoe rispondono sinceramente a tutte le loro domande, i soldati non hanno intenzione di aiutarle, poiché puntano tutti contro di loro. Claire quindi inizia a perdere il controllo di se stessa, desiderosa di proteggere Zoe. Mentre la rabbia la riempie, vene nere appaiono sul suo viso e i suoi occhi diventano rossi. Poi appena gesticola, il capo dei soldati ordina di sparare, ma un Ray infetto appare per salvarle. Mostra i sintomi del virus, mostrando forza e agilità disumane, mentre elimina alcuni dei soldati. D'altra parte, i respiranti gli sparano ripetutamente fino a sottometterlo.
A causa della distrazione, Claire e Zoe riescono a fuggire. Pochi istanti dopo, una Claire trasformata attacca i rimanenti soldati, ma inizia a tornare alla normalità quando la sua gamba viene ferita. Incapace di muoversi dopo che un soldato la colpisce, una Zoe trasformata attacca l'uomo e quasi lo uccide per proteggere sua madre, ma lei la ferma. Persa negli effetti del virus, Zoe attacca Claire, ma lentamente torna in sé quando sua madre la supplica di calmarsi e ricordare la loro seconda regola. Poi lasciano vivo il soldato, sapendo che anche lui è già infetto. Quando tornano indietro, vedono Ray a terra, vicino alla morte. Trascorrono i suoi ultimi momenti rimanendo al suo fianco, fino a quando non esala il suo ultimo respiro, ma alla fine lo lasciano quando Claire vede un altro elicottero da lontano. Quindi non passa molto tempo prima che le due trovino riparo in un vicino sistema fognario e decidono di riposare. Tuttavia pochi istanti dopo, Zoe si sveglia spaventata, dicendo ancora una volta che aveva fatto un sogno in cui sono state di nuovo trovate. Iniziano quindi a sentire dei passi in lontananza e vedono una persona con in mano una torcia elettrica, che si rivela essere Joey, l'amico di Zoe. Lui le guida più avanti nel sistema fognario e mostra l'ingresso delle acque reflue a New Kingsville, dove si sono nascosti gli altri sopravvissuti della città. Poi, quando il sole indica un nuovo giorno, Zoe prende atto che ora sono sopravvissuti a 302 giorni e, come Ray amava chiamarlo, 302 miracoli. Fine, grazie per aver guardato. Se il video ti è piaciuto e vuoi aiutare la crescita del canale, lascia un like, commenta e iscriviti.